Sì. Ecco a voi Salvini baby, Salvini's quite alright, Salvini baby, Salvini lonely night, Salvini love you baby, let's Salvini. Matteo Salvini, segretario della Lega, signor Salvini, buongiorno. Di una eleganza incredibile, vero? Mi hanno detto che hai avuto un successo incredibile in Europa, ti hanno chiamato fannullone. Sì, un socialista bello, no, che mi ha chiamato anche nazista. Beh, però fannullone, come dargli torto, eh? Sì, no, assolutamente. Tu hai detto sito, no, il sito www.mapranking.eu, che è il sito che controlla le presenze, gli emendamenti, le mozioni, è visibile Salvini, a tutti. No, Salvini è 123esimo su 766. Beh, poteva far meglio. Quindi ne ho 640 dietro di me. Lui si riferiva alla commissione. Beh, ma quella commissione ha partorito una cazzata, che la direttiva sugli appalti pubblici, che complicherà la vita agli imprenditori e agli amministratori locali. Noi l'abbiamo emendata una volta, due volte, tre volte e lui ha detto: ma è così, per c'eri? Cui ho ragione io. No, no, guarda. O posso essere accusato di tante cose fuorché di non essere sul pezzo dalla mattina alla sera. Segretario. Quella direttiva era una porcheria e non volevo essere complice. Io direi porcheria. Che non porcheria, direi una cazzata, diciamo. Una cazzata. Senta, la direttiva appalti pubblici è una cazzata. Senta, e lui come si chiamava, lui che ti ha detto che stai fanno Tarabella. 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 Tarabella come che è ha origini toscane. Che non è quello nuovo del Milan, però ci chiamiamo uguale. Ma quello è Tarabd. Ha fatto un gran gol. Che quello della Chienge sia un ministero inutile. La Chienge parli tanto e combini poco, quello è innanzitutto Chienge o Chienge? Come si chiama? Chienge, m'han detto Chienge. Hai detto Chienge. No, perché noi abbiamo una prova. Ma peraltro io è un mese che la invito cortesemente a un confronto pubblico, magari anche a un giorno da pecora. E lei non viene. Ed è un mese che perché dice tu la chiami Chienge, ma ha ragione, scusi. Chienge. Cecil. Ma noi fatevi voi portavoce senti come la chiamavi. Senta come la chiamava lei, signor Salvini. Il ministro Chienge. Ma come Chienge? Ho capì. Ciamponi. I radioascoltatori sono ferrati in linguistica e grammatica. Caro Salvoni, hai ragione, bisogna dirlo. Vabbè, viene a confrontarsi sui temi di lavoro, immigrazione, integrazione, ius soli. Viene, perché se uno non si confronta, però se uno non si confronta ha paura. Sì, però diciamo la verità. Tu sei qua in campo ostile, voi siete di sinistra palesemente, quindi potrebbe venire sinistra, qua. Sì, guarda, sareste 3-1. No, diciamo la verità. Perché è l'uomo del momento, non puoi trattarlo così. Non siete di sinistra. Ma noi no, ma assolutamente. Siete centristi. Ma non c'è più la destra e la sinistra, ma non c'è più. Quindi siete federalisti. C'è la Lega e c'è Matteo. Ma tu sei l'uomo del momento. Popolari per l'Italia. Tutti parlano di Matteo. E Matteo è quell'altro. E Don Matteo. Ah, non è lei. È Matteo di Firenze. Però io domenica vado a Firenze, in casa sua. E lui? Parte il No Euro Tour proprio da Firenze. Questa sì che è notizione. No. E dove suona? Lei sa che l'euro sta massacrando il suo futuro? Gliel'ho sentito dire qualche volta. Perfetto. Allora, se verrà domenica a Firenze la documenterò. Ma se veniamo non ci massacra il futuro oppure ce lo massacra lo stesso? Se ci date una mano a costruire un'altra Europa magari... Ma tu Matteo Renzi lo conosci? Di persona mai incontrato. Non l'hai incontrato? Ma se lo incontri gli dai del Matteo o gli dai del Renzo? Del Matteo, dai. Del Matteo 21 dai. Settembre. Cosa succede il 21 settembre? Che succede? È San Matteo. Ah, San Matteo, cioè, come fai a saperlo? Ah, si chiama Matteo. Mio sarebbe più onomastico. Sì. Senta, ma come mai non vi siete mai incontrati? Cioè, lei è segretario di una delle... Ma io sono disponibilissimo a incontrare anche domani mattina. L'appello? No. Poi, se mi devo incontrare per parlare di legge elettorale, no. Ma potrebbe... Abdico, passo. Tu, Matteo, Renzi e la Chienge. Facciamo una cosa... Però 2-1, no. Allora porto il nostro Tony Iwobi. Tony Bobby. Cos'è, un detersivo? No. Tony Bobby. È uno dei primi assessori di colore che ci sono in Italia della Lega Nord a Spirano. Anche lui è arrivato dall'Africa. Lo facciamo ministro di Facciamo 2-2. Ah beh, sarebbe sicuramente meglio? Tutta la vita. Ma perché Tony Bobby è meglio della Chienge? Perché ha le idee più chiare e non è retorico, buonista e chiacchierone. Sì. È uno che si è fatto un mazzo così, adesso ha un'impresa nella Bergamasca. Mentre la Chienge è non nero, si è fatto più un mazzo. Nero di Seedorf. Ma lui è qua da 20 anni e ha dimostrato di fare. Anche la Chienge. Sì, per il momento ha parlato tanto come ministro, per fortuna. Tony Bobby manca fatto il ministro. Ma per sua fortuna. Sì. Chi erano i tuoi idoli da piccolo? Franco Baresi, Fabrizio De André, Umberto Bossi. Altri poster che aveva in camera? Miriana Trevisan. Miriana Trevisan, era ai tempi di Non è la Rai. Sì. Ah, se la ce l'avevo a tutta parete. Che bella, cavolo. Beh, sono passati anche 25 ma anni. Ma l'hai mai conosciuta? No, purtroppo. Come mai? Non so. Ero un quindicenne, poverino. Noi volevamo farti un piacere. Non conoscevo i VIPs. Abbiamo contattato Miriana Trevisan. Sì, abbiamo chiesto a anche Raffaella se io Carrà. Mi emozionavo con Franco Baresi. No, adesso però. Tutti e
citavi con Franco Baresi, ma però mi citavo no, adesso, allora, però per Miriana Trevisan non è la Rai. Trevisan aveva un poster di due metri. L'abbiamo trovata. No, sì, veramente. L'abbiamo trovata, abbiamo detto Miriana, sì, devi venire perché tu sei l'idolo della gioventù di Matteo Salvini. Sì, sì, è vero. Ecco. Lei diciamo ci ha risposto con una mail. In maniera interlocutoria, se vuole. Non contate niente. No, vuoi sentire? No, contate niente. Non ti lasciare andare. Vuole che chiamata Vespa. Allora, sì, sarebbe tu, puoi, no, tu puoi scegliere, sì, vuoi sentire quello che ha risposto? Tutto. Io non sei voglio sicuro? Nascondermi niente. Allora, sei sicuro che lo vuoi sentire? La peggio cosa, tanto peggio di voi, voglio dire. Rileggiamo la mail che Miriana Trevisan. Sì, ma voglio vederla, sì, non è una farlocana. Rileggiamo la mail che Miriana Trevisan ci ha inviato quando l'abbiamo invitata a essere ospite con Matteo Salvini. Mai nella vita. Cari conduttori di Un Giorno da Pecora, mi spiace non poter partecipare alla vostra bella trasmissione, ma non ho nessun interesse ai gusti giovanili di Matteo Salvini, che personalmente non stimo. Ci sta. Spero ci sta. Di essere Padullone. Vostra ospite in una puntata più potabile. Con più affetto potabile. Per voi, grazie, Miriana. Vabbè, io ce l'ho lo stesso, cioè, il poster, chi se ne frega. No, non le sto simpatico, amen, me ne farò una ragione. Sai che poi chi disprezza, noi chi disprezza compra. Sì. Pare che Miriana abbia un poster di Matteo Salvini in casa, enorme. Da giovane. Sì, da giovane. No, non era un bello spettacolo. Senta, signor Salvini, lei che è segretario della Lega, state scomparendo voi No, i sondaggi dicono il contrario. Cioè, quanto dicono i sondaggi? Non tocco ferro, però sono tutti in crescita. L'ultimo L'hai presa alla larga. Se Miriana 5,3 nazionale. Nazionale. Che vuol dire sopra il 12-13% al nord. Nord in che senso? Al nord. Dove? Lombardia. Per esempio? Dove? Lombardia, Piemonte, Veneto. Lombardia e Veneto, diciamo. Lombardia e Veneto alti, da sempre siamo i più alti. Piemonte, Piemonte c'è qualche piccolissimo problemino. C'è il movimento Cotiano. C'è qualche piccolissimo problemino, ma che supereremo di slancio. Ma che sarà mai? Ne usciremo puliti. Ma Cotta pensi? Puliti Lindi. Le mutande pulite. Guarda, ho fatto un incontro pubblico ad Alessandria settimana scorsa. C'erano 300 persone per salvare il comune di Alessandria dal dissesto. Tutte mutande verdi. No, beh, non glielo guardate sotto le braghe, però era pieno. Non ho mai usato il verde come intimo. Ma senta, signor segretario della Lega, lei la vuole questa staffetta o no? Staffetta Letta Renzi, la staffetta Letta Renzi. Ci sarà, perché questi non vanno a votare fino a che non hanno messo sul mercato sotto prezzo Eni, Enel, Finmeccanica, Fincantieri, Enav. Lei è favorevole o contrario? Io andrei a votare domani mattina per avere un governo legittimato da qualcuno. No, ma allora non vuoi la staffetta? La staffetta ci sarà. Quindi, ci sarà. Ma lei preferisce Letta bis o Renzi 1? Lei preferisce il budino alla trippa o il budino alle cozze? Io fa schifo tutti e due. Renzi 1 è quello. Problema loro. L'importante è che decidano in fretta perché il paese va al tracollo. Sembra sentir parlare Matteo Renzi. Matteo Renzi. Sandro Mazzola, lei è favorevole o contrario alla staffetta? No, le staffette non mi piacciono, le ho subite quando giocavo, quindi non vale. Signor Mazzola, lei è il più grande esperto del mondo in staffetta, perché lei ci fu la famosa staffetta ai mondiali in Messico, Mazzola Rivera. La cosa brutta era che tu sei stato uno staffettato. Sì. No? Sì. Perché Rivera invece è entrato, tu invece sei uscito. Eh sì, però io quando c'era Lino c'ero io all'inizio. Certo. E lui stava in panca. Quindi nella staffetta, ma comunque cioè, lei che è un grande esperto, cioè, è favorevole o contrario a questa staffetta Letta Renzi? No, io sono contrario. Secondo me chi comincia la partita la deve finire. Bravo. E poi bravo. Si vede com'è andata la partita. Bravo. Poi perché la partita dopo, se non è andata bene, si cambia. Perché sennò non si sa di chi è la colpa o di chi è il merito. Bravo. Ma c'è qualcosa in comune con la staffetta Mazzola Rivera, quella di Letta Renzi? No, dai, no. Perché no. Mazzola sarebbe Letta. Eh sì. No, poverino, no. Sì. No, lei chi sarebbe, signor Mazzola, scusi? No, guarda, io tra i due preferisco Renzi, però in questo caso sarei Letta. Ah, certo. Sì. Si potrebbe fare una staffetta inversa. No, anche perché quello che entra dopo, se la partita va bene, è tutto merito suo. Quello che c'era prima non conta niente. Però anche il contrario, quello che entra dopo, se la partita va male. Bravo, sì. Bravo. Sì, non è che entra Renzi e mi fa il gol all'ultimo minuto dal dischetto. Che è facile, perché gli altri sono stanchi. Renzi è capace di fare il gol, Sì, Mi sembra di aver capito che sei un po' renziano. Renziano. Ma tra i due mi piace di più Renzi, anche se non sono di quel partito, mi piace, quando lo sento parlare, secondo me sta parlando un po' troppo ultimamente, però quello quando parla mi piace. Quindi tu non sei delle opinioni politiche di Renzi? No. Quindi non sei di destra?
No, sì. No, nel senso che prima era di destra e adesso vota Renzi. Ma sono guerre interne alla sinistra. Signor Mazzola, conosce il signor Salvini? Sì, sì, cavoli. Vi siete conosciuti da qualche parte? No, no, lo conosco, no, perché lo boys. Vedo, lo sento parlare e mi piace. E le piace. Bravo, bravo. Lui ha il peccato originale che è interista. Sì, questa sì, roba, sì, però, sì. Vabbè. Quello è un pregio grandissimo. Sì. Però certo. Anche mia moglie è interista. No. Ha sposato vedi, un... vedi. Sì. Sia la mia ex moglie che l'attuale compagna sono interista entrambe. Trovarne una terza milanista. Non è la prima cosa che chiedo. Senti, ma cosa chiede? Ma tu sarai... No, chiedo altro. Ma tipo cosa? Ma la sa sta, vai ma avanti, l'intervista a Mazzola. Non Matteo, scusa, Sandro. Mazzola. Ma tu sei sempre interista, cioè non è che cambierai prima o poi, magari in punto di morte. No, no, non no. Manca. No, no, Non esiste. Non no. Esiste? Non esiste. Cioè una condanna a vita. Sì. No, no, è un pregio a vita. Ce l'hai nella pelle, quei colori li hai nella pelle. Sì, che schifo. Io ho fatto il tempo a conoscere il grande Meazza, tutta gente che la che più Minaudo. Grandi. Dai, milanesizziamo un po' questa trasmissione. Senta, romana. Signor dai, Mazzola, ma secondo lei, cioè Rivera, aveva la stessa, anzi Matteo Renzi, ha la stessa voglia di subentrare che aveva Rivera quando voleva entrare al suo posto? O di più? Ma forse ce n'è anche di più, C'è Renzi o Rivera? Renzi. Ha più voglia... Però è logico che tu voglia entrare. Sai da che si capisce? È che sta sempre in piedi che si riscalda. Sì. Fa un riscaldamento molto buono. Però, ma penso è straca però. Quando arriva è... Ma non potreste non potrebbero giocare insieme Letta e Renzi come Mazzola e Rivera? Non c'è il numero due. No, non c'è il numero però due, scusate, sai, poi la storia la si racconta in un modo, ma sono più le partite che abbiamo fatto insieme in nazionale di quelle in cui uno è subentrato all'altro. Che sono solo due o tre, le altre sono 30 o 40. Quindi potrebbe essere. Quindi tu pensi che Letta e Renzi potrebbero diventare, che so, uno Presidente del Consiglio e l'altro Ministro degli Esteri? No, credo però in questo caso. Anche perché non si passano mai la palla, come un po' come lei e Rivera. A te ti costava passare la palla a Rivera, vero? Dai! Però vi devo dire gli ho fatto fare anche qualche gol e lui l'ha fatto fare anche a me. Ma per sbaglio! In campo è tutta un'altra cosa, non ti accorgi più che uno che l'altro. Ah sì, non ti accorgi che è Rivera. La maglia azzurra, gliela passi. Poi pensando che sia un altro. Era lui. E poi andava ad abbracciarlo? Sì. Ma davanti all'azzurro una volta non c'era niente. Scusa, ma se per caso Rivera ti passava una palla a gol facilissima e tu segnavi, poi indicavi tu Rivera per dire che il merito era suo? Gli andavo incontro e lo abbracciavo. Certo. Allora non si usava indicare, ci si abbracciava. Maurizio, mi verrebbe da farti una domanda.